Ciao, io sono Ketty e oggi vedremo come si fa lo skip. Lo skip è un esercizio che prevede durante la corsa un'alzata delle ginocchia. Ovviamente a seconda del nostro stato fisico possiamo decidere di fare uno skip basso, quindi mantenere le ginocchia a questa altezza, oppure uno skip alto, alzare le ginocchia maggiormente. Andiamo a vedere proprio nella pratica come si realizza. Allora, skip basso. Andiamo fino a qui. Skip alto, abbiamo detto, alziamo maggiormente le ginocchia. È questo un esercizio molto versatile, infatti si può utilizzare o come riscaldamento prima di un programma di allenamento specifico, in quanto va a riscaldare molto la parte inferiore del nostro corpo. Oppure si può utilizzare in un programma di allenamento intervallato ad altri esercizi. Ciao! Ciao, sono Gianfranco. In questo video vi farò vedere come eseguire correttamente il jackknife. Il jackknife è un esercizio addominale che permette di rafforzare i muscoli addominali superiori e inferiori e in particolare i muscoli addominali trasversali. Esistono diverse varianti che consentono alle persone di età e capacità diverse di lavorare i muscoli addominali. Questo esercizio può essere fatto sdraiati sulla schiena, con le braccia distese in alto e le ginocchia sollevate sopra il pavimento. Dopodiché il jackknife si completa portando lentamente le braccia dritte verso i fianchi, sollevando la parte superiore del busto e contemporaneamente portando le ginocchia verso il petto. Vediamo ora l'esecuzione dell'esercizio. Una variante può essere eseguita con le gambe distese. Se avete una panca, come quella alle mie spalle, o un qualsiasi altro tipo di supporto simile ad una panca da palestra, potete eseguire il jackknife seduti su panca. In questo caso, cercando di tenere ferma la schiena e le spalle, andremo ad allungare le gambe e ritorneremo con le ginocchia verso il petto. Andiamo a vedere il jackknife seduti su panca.